procediamo direttamente all'oggetto numero 2. Risponde la Presidente Tesei, interroga la Vicepresidente Fioroni, l'atto è firmato anche dal Consigliere Pastorelli, iniziative che la Regione ha assunto o intende assumere per monitorare l'evolversi complessivo del percorso di valorizzazione e riorganizzazione societaria della Casa di Risparmio di Orvieto. Prego Vicepresidente Fioroni. Grazie Presidente, buongiorno Presidente Tesei, buongiorno alla Giunta, buongiorno a tutti i colleghi. Quello che riportiamo in aula è un tema importante, riguarda gli istituti bancari, più volte è stato portato all'attenzione di questo consesso dal gruppo Lega, anche con atti a mia prima firma. È necessario un po' contestualizzare il perché dell'importanza di questo tema. Ricordo Presidente Tesei che i dati che sono stati analizzati da Banca d'Italia per la prima parte del 2022 confermano una sostanziale buona tenuta del sistema economico italiano. Lei lo scorso consiglio nell'illustrazione del DEF ha pennellato in maniera puntuale lo stato dell'economia umbra, i dati, le cose fatte, l'inversione di tendenza che si è avuta con questa governance regionale rispetto a quello che è anche l'andamento del PIL della nostra regione. E in effetti l'economia umbra è in linea con l'andamento di cui parlavo prima, come confermato dall'indicatore trimestrale regionale, grazie all'attività produttiva delle nostre aziende che è cresciuta in tutti i settori in virtù di un incremento sostanzioso della domanda. Però Presidente, anche lei l'ha sottolineato, questi dati sono dati che non possono farci abbandonare il realismo e la preoccupazione, perché dopo la forte spinta della post pandemia ci sono delle variabili che si stanno così ormai ben delineando, che fanno preoccupare i policy maker e comunque tutti coloro che si muovono in quella che è il tessuto socio-economico a livello di sistema paese, addirittura a livello di sistema mondiale, ma anche nella nostra Umbria. Una di essi sicuramente è la variabile dell'inflazione, che sta già pesando enormemente sull'economia delle famiglie, che hanno evidenziato una riduzione sia dei consumi che dei depositi bancari. Oggi abbiamo letto nella stampa che fonte Banca d'Italia che nel 2022 sono aumentati del 4,9% i prestiti bancari concessi con un indebitamento per le famiglie umbre pari a 7,7 miliardi. Ricordiamo che l'altra variabile che incide fortemente, può incidere fortemente su questo scenario, è l'aumento dei tassi di interesse. Questo significa che l'indebitamento, faccio l'esempio delle giovani coppie che accendono un mutuo per acquistare una casa a tasso variabile, aumenta all'aumentare i tassi di interesse. Questo erode il potere d'acquisto delle nostre famiglie. In più, la situazione di incertezza anche a livello geopolitico mondiale, con le due grandi polarizzazioni di Stati Uniti e Cina, che hanno comunque anche loro una delle proiezioni, un andamento incerto, e la guerra che sta incrementando un problema strutturale che è quello dell'energia, chiaramente ci dà uno scenario che preoccupa a livello macroeconomico, a livello microeconomico, preoccupa anche i nostri operatori economici. E in questo contesto è fondamentale tenere alta l'attenzione su quella che è la capacità e la possibilità delle nostre piccole e medie imprese territoriali ad accedere al credito e di conseguenza avere anche delle banche territoriali che possano essere efficienti e che possano dare in questo senso il loro contributo. Presidente, quante volte lo abbiamo detto in quest'Aula che purtroppo l'abbandono dei territori da parte delle banche e la conseguenza di desertificazione dei sportelli bancari non è responsabilità della Giunta regionale, ovviamente. Ci sono diverse strategie messe in atto dai istituti bancari, da un lato chiaramente con la volontà di tagliare i costi, dall'altro con la volontà di concentrare i gruppi bancari. Però forse, poiché questo viene da lontano, nel tempo chi governava questa regione avrebbe dovuto porre una maggiore attenzione su quella che era proprio la
desertificazione, la rarefazione degli istituti e gli sportelli bancari nel nostro territorio. Questo, ricordo, è andato a detrimento delle nostre piccole e medie imprese e di tutti quegli utenti, parlo e penso per esempio agli anziani, che si trovano e vivono nei piccoli borghi, nelle aree interne e che ora chiaramente scontano questa mancanza di servizi e che chiaramente sconteranno poi anche una modifica di servizi che va sempre più verso una digitalizzazione. In questo momento complicato, così come l'abbiamo pennellato, ci sono alcuni istituti bancari che però resistono. Penso alle banche di credito cooperativo, penso attraverso una partecipazione di minoranza delle fondazioni bancarie locali alla Banca di Desio e chiaramente alla Cassa di Risparmio di Orvieto, su cui verte questa interrogazione. Però per tornare alle BCC, noi crediamo che di fatto questo tipo di istituti bancari siano fatti anche di persone pronte all'ascolto e possono rappresentare il futuro modello vincente della banca del territorio, poiché ribadiscono un ruolo del sistema bancario cooperativo che ha per natura una caratteristica mutualità prevalente e riesce ad individuare interventi e progetti orientati a supportare e favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile territoriale. Sappiamo che su questo lei sta ponendo grande attenzione, Presidente. Ritornando però a quella che è l'oggetto dell'interrogazione, e cioè a quello che è l'andamento e le future scelte della Cassa di Risparmio di Orvieto, abbiamo appreso da un suo comunicato stampa, come dagli altri organi di stampa, che ha avuto un incontro che aveva già avuto lo scorso anno, ma che si è ripetuto recentemente, con i vertici aziendali della Banca Orvietana per seguire da vicino il processo di riorganizzazione e valorizzazione dell'istituto di credito. Sulla base delle informazioni abbiamo compreso che l'imminente riorganizzazione societaria e strategica della Cassa di Risparmio di Orvieto, che dovrebbe configurare la cessione delle quote societarie detenute attualmente dalla Banca Popolare di Bari al Mediocredito Centrale, implicherebbe chiaramente anche un nuovo piano industriale. Per questo motivo, Presidente, interroghiamo la Giunta per sapere quali iniziative nell'ambito, e questo lo risottolineo, delle proprie competenze e del rispetto dei ruoli previsti dal legislatore nazionale, lei intende assumere con la Giunta o abbia assunto per monitorare l'evolversi complessivo delle vicende relative alla Cassa di Risparmio di Orvieto alla luce della nuova riorganizzazione. Vi è più chiaramente la necessaria domanda fatta alla Giunta riguardo quella che è la propria strategia rispetto al supporto a quelli che sono gli istituti di credito che ancora mantengono la loro connotazione specifica territoriale, che possono essere un grande supporto e sostegno per le nostre imprese e le nostre famiglie. Grazie. Sì, buongiorno. Grazie, Presidente. Allora, cercherò di fare un po' una disamina, anche un riassunto di quello che è stato un lavoro che ho portato avanti in questi 3 anni e che mi ha visto anche intervenire su problematiche del territorio ereditate anche non di stretta competenza diretta, perché la Regione ha un ruolo istituzionale ben preciso e alcune questioni attengono profili di natura molto privatistica. Proprio per questo non mi sono mai sottratta a un ruolo da protagonista in prima persona su fatti economici più strategici per l'Umbria, con la volontà di rappresentare la sensibilità dell'intera classe politica regionale e naturalmente volta a tutelare lo sviluppo e l'occupazione del nostro territorio. E non l'ho fatto nemmeno quando, come nel caso di Aste o di Cassa di Risparmio di Orvieto, le aziende erano e sono private, come sapete bene, quindi le leve di intervento della Regione non sono
evidentemente dirette. Ricordo perfettamente quando, con le vicissitudini del 2020 del risico bancario, abbiamo intravisto per Cario Orvieto la possibilità di tornare ad essere una banca territoriale. L'interesse di questa presidenza e di tutti gli umbri è stato naturalmente immediato. Abbiamo voluto seguire le vie istituzionali e credibili in una correttezza e solidità di percorso e confronto che ha visto la Regione vigilare e accompagnare, ma mai ingerirsi in compiti di altre istituzioni. Nonostante quel periodo fosse connotato, oltre le problematiche del Covid, abbiamo incontrato la Fondazione Cario Orvieto, il Sindaco Tardani, la Banca d'Italia, il Medio Credito Centrale e la dirigenza della Cario Orvieto. Incontri che si sono poi susseguiti e sono maturati in una bella realtà che è la Cario Orvieto di oggi. Una realtà coerente con una visione che anche nell'ambito bancario abbiamo per l'Umbria e che, come giustamente anche detto nell'interrogazione, è completamente mancata dal 2000 al 2019. Una visione che vede grandi banche nazionali e istituti locali condividere una visione di sviluppo e sostegno di imprese e famiglie della nostra regione. Oggi è necessario evidenziare alcune questioni particolari, una sicuramente è Cario Orvieto, ma non mi sfugge, non mi è sfuggito perché ho continuato a lavorare anche per questo, il tema delle nostre BCC. Di recente, come è stato anche riferito, ho comunicato in via ufficiale la mia azione su Cario Orvieto. Oggi Cario Orvieto è una realtà solida, proattiva sul territorio, ben diretta e con un piano industriale che identifica un proprio marchio e un proprio ruolo nell'Italia centrale con importanti margini di crescita. In Cario Orvieto vi è una rassicurante presenza di Medio Credito Centrale, istituzione che voglio anche ringraziare in questa sede nella persona dell'amministratore delegato Bernardo Mattarella, con cui non è mai mancato il confronto, un confronto molto costruttivo che ha portato poi al risultato di oggi. Non mi occupo di fatti societari né quindi di aumenti di capitale, ma ho seguito, seguo e seguirò con attenzione operosa, anche se riservata, quanto accade in Cario Orvieto e nel mondo del credito, dove a breve ci renderemo protagonisti di una nuova richiesta nei confronti del governo nel settore proprio delle banche locali. In questo senso anticipo che da un mese a questa parte ho lavorato per le banche di credito umbre affinché si sostanziasse una proposta regionale congiunta al governo proprio per la valorizzazione del ruolo territoriale delle BCC. E alla fine di questo lavoro scriverò al MEF per proporre, semplificando al massimo, che le BCC italiane vengano sganciate dalla vigilanza europea e ritornino a quella nazionale. Questo è un tema tecnico e complesso, ma di valenza strategica. Per questo mi riservo poi di comunicare la mia azione pubblicamente in una fase successiva. Ma è indubbio che anche in Italia, come in Germania, abbiamo un modello di banca territoriale che deve tornare ad essere tale e in questo caso proprio con l'esempio tangibile è proprio in Italia quello che è dato dalle banche di credito cooperative e speriamo, visto che anche il governo ha manifestato già una sensibilità in questo senso, che si possa proprio arrivare a questo risultato e a tornare a avere nel territorio delle banche che possono avere contatti diretti e molto più prossimi proprio con la realtà economica della nostra regione e anche con quella delle famiglie. Grazie. Replica della vicepresidente Fioroni. Ma brevissima, semplicemente per dire, io ho seguito quella che è stata l'azione della presidente Tesei rispetto e l'interesse rispetto a quella che era la problematica degli istituti bancari, di come non si sia mai
come dire, nonostante lo abbia sottolineato lei, ma come l'ho detto anch'io nell'illustrazione dell'interrogazione, nonostante il ruolo, la competenza istituzionale della Regione, che chiaramente non può entrare in certe dinamiche privatistiche, però non si è mai sottratta all'interlocuzione, soprattutto a supportare i processi che si stavano in qualche modo svolgendo nella nostra regione, e nello stesso tempo a sostenere un sistema bancario con un forte radicamento del territorio. Perché? Perché c'è una visione deve essere di quello che è la situazione attuale, di quelli che possono essere gli sviluppi futuri del nostro tessuto economico, e quindi quanta ci sia necessità per la Regione di guardare a questi istituti. Io credo che, siccome lo ripeto e lo ribadisco, questi sono processi che vengono da lontano, qualcuno prima di noi forse questa attenzione non l'ha posta. Grazie. Grazie Vicepresidente Fioroni. Adesso l'oggetto numero 3 interroga la ex vicepresidente del Consiglio regionale Simona Meloni, risponde l'assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Allora, questo è praticamente forse il terzo question time che facciamo sulla questione legata alle stabilizzazioni del personale sanitario. Avevamo presentato una recente interrogazione il 15 settembre 2022, avevamo sottolineato proprio in quella data come la procedura di stabilizzazione trova applicazione dal 1 luglio 2022, con la possibilità di effettuare le stabilizzazioni, come da lei ricordato nella sua risposta, al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni del personale. Avevamo anche ricordato come questa stabilizzazione rientra nella prestazione degli operatori sanitari dei 18 mesi, 6 dei quali di prestazione durante l'emergenza Covid. Avevamo parlato già in precedenti interlocuzioni e interrogazioni della mail che il 26 agosto 2022 era stata inviata dal direttore generale sanitario della Regione dell'Umbria, in quanto si invitava i direttori generali delle due ASL e delle due aziende ospedaliere di non procedere a causa dello sforamento alla non stabilizzazione per quei contratti che sarebbero scaduti al 30 settembre, immagino, e poi al 31-12, perché erano le due date più vicine rispetto alla lettera inviata. Lei stesso però ci ha confermato durante la scorsa interrogazione che quella è stata una misura non permanente, ma semplicemente momentanea, e che avreste fatto una ricognizione e poi in seguito avreste dato delle nuove indicazioni se necessario. Ora, noi sappiamo bene, senza ripeterci continuamente, che quanto siano, soprattutto ci sia questa difficoltà del personale sanitario, la mancanza principalmente ed essenzialmente nelle aziende ospedaliere degli OS, prima di tutto, ma sappiamo bene anche quanto sia faticoso per gli operatori sanitari che lavorano a tempo indeterminato e che però hanno vissuto l'esperienza del Covid, quanto siano sottoposti al fenomeno del burnout e quanto sia complicato per loro continuare a tenere quei ritmi e magari saltare i riposi e continuare in maniera stabile a prestare il servizio senza magari ammalarsi. Quindi ad oggi quello che chiediamo ad oggi, visto che ci saranno un numero abbastanza sostanzioso di lavoratori che avranno in scadenza, mi sembra 350, il contratto al 31-12, vogliamo sapere come si intende procedere con le eventuali stabilizzazioni, se la lettera inviata il 26 agosto dal direttore generale è ancora valida, se ancora in corso, se sono state prese delle altre misure, e anche per sapere come intendete procedere per il restante anno, il 2023, che sappiamo essere l'ultimo anno all'interno del quale potete procedere con le stabilizzazioni del personale,
e quindi diciamo anche nel monitoraggio della questione delle difficoltà economiche che avevate dichiarato, anzi che aveva dichiarato l'assessore Fioroni quando ha risposto alla mia interrogazione in sua assenza, diciamo a che punto siamo e soprattutto se confermate questa difficoltà economica, ma soprattutto mi preme diciamo sottolineare il fatto diciamo di come intendete procedere con le stabilizzazioni, le assunzioni e diciamo l'efficientamento del sistema sanitario regionale. Grazie. Assessore Coletto, prego. Grazie, grazie Presidente. Allora, la questione del personale evidentemente, ma questo non lo dico io, lo dice tutta Italia, è una questione molto importante in considerazione del fatto che c'è stata una mancata programmazione o miopia, che dir si voglia, almeno negli ultimi 10 anni, sia per quanto riguarda i medici, ma anche per quanto riguarda il territorio, quindi parliamo di PNRR, parliamo di case di comunità, parliamo di COT e di ospedali di comunità, dove entro il 2026 ci dovrà essere il personale necessario e sufficiente per il fallimento del PNRR, cioè abbiamo costruito dei bei recipienti ma evidentemente all'interno manca il personale. Per quanto riguarda le stabilizzazioni che dal 2020 ad oggi sono state fatte, sono un totale di 603, 394 nel 2020, 124 nel 2021 e 85 nel 2022. Le aziende ospedaliere e le ASL hanno fatto partire una circolare dove appunto si chiedono alle aziende di verificare i requisiti dei candidati che possono essere stabilizzati in relazione alle domande appunto di stabilizzazione ricevute. Qualora necessario sarà formulata un'apposita graduatoria sulla base della sola anzianità di servizio, utilizzando i criteri del DPR 2020 e 2001 e successive normative. Alla luce degli esiti delle manifestazioni, gli interessi dell'azienda nell'anno 2023 procederanno ad effettuare stabilizzazioni secondo la propria capacità di assorbimento in coerenza con i redigenti piani triennali del fabbisogno del personale e nei limiti della spesa consentita del personale. Certo è che è in animo di questa amministrazione prorogare questi lavoratori almeno fino a marzo per completare quelle che sono le valutazioni legate alle richieste, per le verifiche di quelle che sono, quelli che saranno i pensionamenti in itinere nel 2023, quindi una compensazione necessaria, e per soddisfare quelli che sono i fabbisogni di tutte le aziende, sia ospedaliere piuttosto che territoriali, anche in previsione di quello che sarà il PNRR, visto la carenza di personale che in questi anni c'è stata. Grazie. Prego, consigliere Meloni. Grazie assessore per la risposta, ma il problema della questione delle assunzioni, della mancanza del personale, che ovviamente riguarda un po' tutte le regioni d'Italia, sicuramente non è soltanto negli ultimi 2 o 3 anni, sappiamo bene la carenza e la mancanza dei medici di base, e spero si apra a livello anche nazionale la possibilità di rivedere anche i numeri chiusi della facoltà di medicina. Questa è una mia ovviamente personale opinione, però credo che bisognerà sicuramente comprendere, trovare delle soluzioni immediate per salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini. Dopodiché sicuramente è bene di poter prorogare diciamo i precari fino al mese di marzo, perché la situazione la conosciamo bene e sappiamo quanto sia importante non solo per loro ma soprattutto per l'assistenza che si può dare nel territorio ma anche nelle aziende ospedaliere. Ovviamente io penso che insomma il PNRR stiamo un po' stressando, non so se sarà la Santa Santorum di tutto, speriamo che lo sia anche per questo comparto così importante e che entro il 2023 anche per l'Umbria ci sia la possibilità alla fine di stabilizzare tutti coloro che poi hanno avuto il percorso dei 18 mesi, di cui 6 mesi all'interno dell'emergenza Covid. Dopodiché c'è anche il Fondo Sanitario Nazionale, che mi auguro che insomma con le risorse che verranno trasferite dallo Stato alle Regioni anche quello possa essere utilizzato per far fronte al miglioramento, a sanare quei vulnus che attualmente sappiamo che esserci e che possa portare diciamo un
la qualità e l'efficienza anche della nostra sanità umbra. Quindi per adesso grazie, monitoreremo come sempre, diciamo che i buoni intenti poi seguano anche le azioni. Grazie.